si fa buco. Va bene. Ci sono? Sì, sì. Non potete venire quando volete. Buon passato. Allora. Ciao ragazzi, sono Caverna di Platone. Oggi volevo parlarvi un po'. Giusi! Allora, dove è difficile arrivare? E voi ti avvisate? Sta male tu, troppo bello il caffè. No, io che non mi accorgo di niente, vabbè. Ho fatto Platoon nel frattempo. Fatemi fare il set. Facciamo un gesto. Vi odio. Come tutti e tre col cappello. Trovati un altro cappello. Sorridi. Sorridi? Sorridi. Metti questo, metti questo. Sì, no. L'esercito di tigre che metterlo. Adesso tu il cappello del mago. E ad ogni fumetto si presenta uno di voi. No, Harry Potter. Fate da sfondo al video. Si presenta uno. Fate da sfondo al video. E non mi toccare che mi fai tremare. Siamo tre sempre di bellissimo. No, cioè... No, io dopo che ne parlo dico a chi piace il mondo? Non tocca il braccio, sì. Assorta. Facciamo una finalità la mano. Ok. Non si deve bastare. Era per Luigi, non si deve. Seconda. Dov'è la mia busta di fumetti che ho mandato per Roma? Io l'ho messa là la mia, l'ho pagata. Sento che fermi. Cazzo, ho perso i miei fumetti. Allora. Li ha persi. Smetti, blocco un po'. No, no, è divertente. Sì, che ti devo. Mi sono guadagnati più tutti. No. Quale siamo? Fermi tutti. Questo è uno stupro. Io ho appoggiato la barca. Se sono fregati. No, no. Se tu li lasci nella busta. Se tu li lasci nella busta da qualche parte, come il coglione. No, che idiota che sono. Ma dove li hai messi? Non lo so. Marica, vai, che roba. Sì. Cosa? 36 euro, sei convinto? Peccato c'era un dono, eh? Magari anche un Capitan America da 14 Island. Urla burra in lagan, ti giro. È mancato pure il burra in lagan? Sì, è questo. Ah. Dove era? Ma me coglione. Perché sono quelli che devo fare io? Stai qua, ti do. Vai, parti. Cappelli. Ho trovato. Ah, giù. Domenico, sto con la vita. Che adesso stai in giù. Facciamo questo. Ma ti fa figo però. Ma punge. Ecco. Ma si vede ancora la faccia. Ma hai fatto le un po' devi soffrire per essere uno. Perché la devi circoncidere, fammi capire. Metti anche tu il cappello in testa. Quello. Ci vedono di due. No, wow. Deve stare più vicino. Ma sono ancora cappello. Non entra nessun cappello, questa cosa in testa. Quindi o siamo tutti quanti abbiamo la testa grande o questi cappelli sono per, bimbo, per i bambini. Bimbo. Questa è la cosa interessante, non entra nessuno. Siamo delle gran teste di cazzo. Siamo dalle gran teste. Io ozzo. Dai, guarda. Ma lì non si entra però. Volete incominciare questo cazzo di no. Sì, ma se lui si mette indietro i miei non lo vede più nessuno. Angela, allora mi metto avanti. Guardate la fissa. Ma avanti. No, proviamo. Magari inginocchiato come nelle belle. No, e come faccio? Metto la telecamera storta. Quello che vi dico, andate fisso Domenico, si capisce. A un certo punto. Dai, di là, così che io. Cerchiamo di farlo ridere. No, ma non mi sento mai in soggezione. Che mi guardo. No, lo so. C'è la tua vita che ti. Bravo. Ma come cazzo? No, ti fa caldo. Non ti senti mai in soggezione. Perché c'è gli occhiali storti? Vieni tutti. Guardiamoci in faccia e poi guardiamo. Mi fate fare. Quello non viene. Vai. Ok, grazie. Tranquilli, poi. Vabbè, io ci provo. Noi siamo dietro di te, tranquilli. Facciamo più vecchio, più nuovo. Ok. Riprendi me. Anche l'ho. Tutti insieme, tutti insieme. Prendi il disegno e fatti con noi. Ciao, ciao. Ci prendi tutti e tre, ci stiamo. Tutti e quattro, sì. Aspetta. Ah, giusto, c'è anche Pirlo. Domenico, metti il cappello di Chopper. Sì, metti il cappello di Chopper, ti prego. Non la faremo mai. No, è stupendo. No, questa qua, te lo diverto. No, cioè, assolutamente. E vedete la storia, quindi ho tutto. La volta della storia. Che storia di merda. E sei disposti. A me è l'unico che va calza. Vuoi cominciare questa cazzo di recensione? Ti odio. E non sei l'unico. Sì, è vero, anche io. Questo è Milano. Via. Allora. Ci siamo? 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ok. Ciao ragazzi, sono Caverna di Platone. Ciao, io sono Piero. Vincenzo?
Senza nome. Si sono visti? Sì. In compagnia di questi belli giovani vogliamo parlare un po' di alcuni robottoni dei manga giapponesi che hanno appassionato non solo i lettori giapponesi, ma anche moltissimo quelli italiani. Cominciamo da qui. Cominciamo a dire che sei un cretino. Ok. Sono un cretino. Ti piace Mazinga? È assodato. Ti piace Mazinga? Sempre a casa. Lui piace Mazinga Z, quindi parliamo anche e di e comunque in tutti i casi non sono cazzi che ti riguardano. Vabbè, a parte questo. Edita in Italia da D-Books. Ci sono anche le pagine a colori all'interno, facciamole vedere. Ci sono le pagine, si stanno. A colori! Beh, la figata. Ma soprattutto le pagine. Vabbè. E sono scritte, disegnate, non sono mica bianche. E sono di carta. E c'è anche Matteo. E ce ne sono anche di canapa. Non fare cosa. Quella è Matteo, ma c'è bloccato. Vai avanti! Devo tagliarla 3000 volte questa cosa. No, perché non mi tagli anche tu? Perché non ti tagli il pisello? Ma allora mi serve. No! Se c'è le piaghe da te pubblico! Sta caldo, eh? Caldo pazzesco. Muoviti! Io voglio andare a casa! Ti cacceranno da questo negozio il giorno di questa cosa? Muoviti! Allora, fammi pensare che cazzo devo dire. No, perché mi fate perdere. Vabbè, questo è Mazinga, quello è Gundam e l'altro è Evangelion. Ciao! Caverna di Platone! Ottima conversione! Bellissima! Okay. È stupenda, guarda! Ma non mi devi dire a me! Tutto quello che c'è da dire, questo è un coso. Ah, sono fumetti? No, si leggono. Fumetti si leggono e sono sottotitolati. C'è chi li compra e li legge, perché c'è anche chi li compra e non li legge. C'è chi li compra e si pulisce il. Allora, voi che vedete il video, non lo sapete, ma qua dentro fa un caldo. Ma un caldo, quindi se sto stronzo non si mette. Se lei si avvicina, nota che io sto sudando anche dei calzini, forse. E non è un grandine stare qui con lui, guardate. Guarda come cazzo sto sudando. Noi un po' di più. Noi puzziamo di lui, Piero. Piero praticamente. Ti sono anche cresciute le corna, da andiamo alla forza del calore. Infatti. Cerchiamo di andare avanti. Allora, Mazinga. Resta le corna, fa la fotosintesi. Mazinga. Zitto! Mazinga. Che cosa è Mazinga? È un robottone, Mazinga Z, uno dei primi robottoni della scena fumettistica giapponese. Gonagai, quando lo creò all'epoca nel 72, era ubriaco. Ah, Gonagai è quello di Devilman. Ah, mo l'hai capito. Oh, hai fatto bellissimo. Hai visto, hai imparato una cosa nuova, hai imparato. Ma pensavo, è uguale. Immaginava di superare il traffico in cui era imbottigliato con la sua macchina, trasformandola in un robottone. Così gli venne l'idea di fare un fumetto, una stronzata pazzesca. Però ci fece cioè, invece di fare il robottone si è fatto il fumetto. Vabbè, comunque andiamo. Mica c'aveva la Super Lega Z, ma lo Zeta dopo ha fatto i soldi per farsi una Zinga Z. Io devo dire. Ma scusa, allora se Z è un errore di stampa che doveva essere un. Quello è Dragon Ball. E infatti coglione! Non è vero che uscirà Mazinga GT. Non è vero, è un pesce da prima. Piccolo a me è arrivato la cosa un po' di aereo a cam è arrivato prego, ma ti sono mica un po' no, no, se la fai questo non è neanche un cazzo, ma poi si gira, questo è quello che più potresti indossare. Guarda, visto che non c'è altro metti pure tu la due raffi e vai il raffi sto sudando uno un momento di trovare l'addestivo no si mette dietro aiutateci stringete stringete abbracciate la dignità no no guarda che è un pito normale. Oddio, non è un pito vabbè un abbraccio te non è se lo fai tu è sulle gambe sindaci no aspetta Domenico un po' di prendete un numero di pollo non c'è anche pollo è un altro robot non se ne va infatti guardate non è come se l'hai detto tutte quante donne dai donne via dai, che cazzo lo fai dobbiamo farlo in io avevo proposto l'hai fatto male come fa? Quello che fa Spencer come si chiama? Quello quando tu cazzo mi chiama Spencer ti manca solo la non c'è il maestro me l'avrei già sposato
ci vuole qualcuno avanti. Che assomiglia a Bud Spencer. Ci sono altri due fumetti dopo questo da recensire.